commento a questa vittoria che mi sembra di poter dire è meritata, legittima, ma con il solito brivido finale dopo non averla chiusa sempre con la Padula, vero? Sì, sì, ma il calcio è fatto di episodi. Noi purtroppo ci aveva detto male nelle partite precedenti. Oggi invece, diciamo, dovevamo fare il secondo gol con la Padula e poi per un soffio non abbiamo preso il pareggio dell'1-1 all'ultimo minuto di recupero. Insomma, il calcio vive di queste cose, però l'importante è che il Teramo ci sta. Ha fatto una partita molto molto attenta, molto concentrata, concesso pochissimo al Forlì, che è un'ottima squadra, e quindi prendiamo con piacere questi primi 3 punti e ci prepariamo ad affrontare la partita di Ancona di mercoledì. E oggi ho visto una squadra che veramente è stata in campo con un'attenzione su questi episodi quasi maniacale. Praticamente abbiamo alzato la cattiveria, la concentrazione, di conseguenza oggi non abbiamo subito assolutamente nessun pericolo da queste situazioni qui. Questo deve essere una costante per tutto il campionato, anche perché noi come altezza non è che possiamo dire che siamo una squadra altissima. È un successo che contribuisce a sbloccare in campionato il Teramo, anche alla luce del fatto che ora il Teramo avrà 2 partite consecutive in casa nel giro di una settimana, un vero e proprio toccasana. Sì, ma il problema è mantenere queste prestazioni. Io oggi avevo la paura che la squadra potesse risentire, diciamo, delle 2 sconfitte e non esprimersi con la solita, diciamo, cattiveria, la solita aggressività, mentre invece ho visto con piacere che c'è stato un grande spirito di squadra. Questo mi fa ben sperare per queste partite. È chiaro che adesso ogni partita ha una storia a sé, bisogna lavorare molto per preparare velocemente la partita contro l'Ancona, però diciamo che in questo momento qui l'affrontiamo con più tranquillità. Oggi per esempio nel primo tempo eravamo molto molto contratti, molto attenti ma molto contratti, e magari ci portava a fare qualche errore di troppo in fase di possesso palla, ma quindi dobbiamo, ecco, sperando che questa vittoria ci ridia anche quella tranquillità che serve per dare qualità al gioco. Questo è un lavoro molto difficile, un lavoro particolare, e io la pressione ci sta sia se vinci che quando perdi, quindi bisogna avere la capacità di mantenere sempre un certo equilibrio. Poi è chiaro che bisogna sempre stare molto tranquilli e lavorare, perché l'unica cosa che ti può dare la forza per fare bene è il lavoro. La squadra lavora molto bene e questo mi dava quella tranquillità che mi serve per affrontare i momenti difficili.